Perché stiamo sempre qua con loro, perché loro ci amano. E questa è la più timida di tutte, la anche lei. Loro due, anche lei, sono tre figli. Sono i figli di Lena, i figli di Pallina e anche i recuperati. Questa era il più timido. Era prima. Ora, non viene che si oggi non parliamo, perché parlano loro. Vieni qua, lasciate stare il telefono. Va bene, e quello che cos'è? Fa caldo però. Prenda la peste. Vedo che è tranquillizzato con tutte queste altre pesti. Ci mancate. Questa è una benvenuta. Questi mi sa che è piccolino, non ha ancora il nome. Cercavamo di presentarli, per adesso tutti insieme. Ma si sono presentati da soli. Questa qui è quella che mi fila prima che devo riuscire a prendere, ti ricordi? No? Vai, ascolta. Sì, ti ascolto, ma non mi fanno parlare. Ma lei che devi ascoltare? Non mi ascolta mai, tanto si sa, ecco appunto. Lei? Te la ricordi lei? Sì, è questa, è quella timida. Qual è? Questa, quella chiara, e loro fanno ancora i prepotenti con lei. Questa è la più piccola e anche la più dolce, e capite che lei è la più dolce. Questa è quella che abbiamo messo sotto, che stiamo sotto la macchina, guarda un po'. Qual è? È la portiera lunga. Sì, guarda, il telefono no. No, il telefono. Vieni qua. Si mangia. Perché vogliono sentire? Io. Tu che c'entri? Di là mi senti? Lei? Con lei, tu ce l'hai con lei? Che fai? Lei che ti fa? Dai, come si può fare? Quando veniamo qua poi faremo tutti il giro. Eccoli qua. Eccoli qua. Dai, Ciao, oggi siamo stanchi ma stanchi contenti perché come avete visto ci hanno mangiato di baci. Ci hanno mangiato di baci, di carezze, di salti, ecco. Che cosa non di hanno passione fatto? Passione e di amore. Ma non solo quei piccoli, anche questi grandi, guardateli qua come sono, dove ci mettiamo noi, loro vengono perché sono amati, sono
e sono veramente trattati da principesse e da re. Eccoli qua, guardate queste, questa è lui è quello che è lui, sempre quello che viene. Lei è Luna, nessuno se lo ricorda. Non si chiama, si chiama Frida, ma perché la chiama? Lui li chiama tutte Luna. Luna, non mi ricordo. Si chiama Frida ed è quella cagnolina tanto timida, che questo però è un po' una prezzemolina, è vero amore? Comunque, allora vogliamo essere contenti oggi, però due cosette le vogliamo dire. Lasciateci in pace e non fate istigazione alla violenza, perché quella che fate all'odio. Che è istigazione all'odio, perché state cercando di metterci, come si dice il termine giusto, di metterci in brutta luce, di metterci in cattiva luce. Con le persone, ma a noi ci conoscono le persone, puntualizzando quindi... ogni cosa che facciamo e volgendola al negativo molto stupidamente, perché negli ultimi giorni avete veramente esagerato, non so, forse sono i mancati recuperi quando non sono andati. E ce l'hanno detto tutti e siamo dovuti correre sempre noi. Non ci avete visto più. Ieri sera siete riusciti a taggarvi la signora, che non nomino perché è l'onore di nominarla, quella con il fake, quella col profilo fake, quella lì ha taggato quell'altra dell'associazione. Lei diceva che non conosceva nulla dell'associazione, e a quella glielo voglio dire, scusa ma glielo dico anche questa volta, che io so esattamente il suo nome, il suo cognome e anche le sue motivazioni. Ci capiamo? Quindi lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Io non do il tuo nome e cognome, io lascio il tuo fake, perché poi dopo la polizia postale risalirà il tuo nome. Ma non esagerare, perché io conosco esattamente e da tempo il tuo nome e il tuo cognome, sappilo. Poi volevamo anche dire, perché poi la vita è così, no? Le persone sono così, le persone sono invidiose, le persone sono non è che apprezzano quello che fai o l'aiuto che dai a questi cagnolini, cercano di mettere il bastone tra le ruote per sembrare che noi siamo dei carnefici, che solo perché non riescono ad arrivare al nostro livello, e quando non riesci ad arrivare, che cosa fai? Invece di innalzarti, se non riesci a innalzarti, sminisci l'altro. No, non arriveranno mai al nostro livello, perché io conosco i cuori e quindi non hanno i nostri cuori e quindi non possono mai arrivare, perché per stare con loro ci vuole un cuore, e un cuore non piccolino. Cuore, un cuore, dedizione, grande, volontà. Pazienza e tanto tempo. Abnegazione. Tanto tempo. Comunque, per concludere, perché ormai sappiamo già, lo sapevamo da prima, ma ora abbiamo avuto la conferma con quei tag. Sì, sì, lo pubblichiamo qui sopra. Dove arrivano tutte queste schifezze che dicono su di noi, lo sappiamo, e sappiamo chi sono, è normale, noi lo sapevamo già, però sì, ora lo sapevamo da tempo. Però insomma, visto che vi siete pubblicate, non ci direte che andiamo a fare istigazione all'odio, perché sul social pubblico vi siete taggate, signore, giusto? Noi, ok, un'altra cosa. E allora adesso lo faremo vedere anche sulla pagina. Noi non stiamo istigando le persone contro di voi. Vi istigate da sole. Da sole vi state, cioè perché ci chiamano, ma perché ce l'hanno con voi. Non le possiamo più di leggere. E poi volevo dire un'altra cosa, che le persone non sanno, no? Avete comprato un camion di 40.000 euro, 50.000 euro, che è un camion per portare i cagnolini, praticamente un camion delle staffettiste. Hanno fatto una staffetta autorizzata. Dove vengono pagati e partono ogni settimana. Si pagano le loro staffette e anche quelle degli altri, perché le altre staffette, tra cui quella insomma di cui noi ci avvaliamo, meravigliosa, lavorano pochissimo, perché tutti i cani li trasportano loro a pagamento. Okay. E questa è una cosa che loro non hanno mai pubblicato. No. Ed è proprio i salvatori degli... Che fai? Mi butti giù il cavalletto? Dai. Ed è proprio quello che non hanno mai pubblicato. Che pubblicano quando il sabato partono da qua, dal campo di San Martino, i cagnolini. Deve venire la gista di Fiano Romano a riprenderlo, il furgone. No, noi non l'abbiamo mai con voluto. Con i vostri mariti che non l'abbiamo mai cani. Voluto riprendere. È tutta una famiglia là che gestisce tutta questa situazione. È tutta una famiglia. Però noi siamo sempre stati zitti. Però a questo punto, dato che ci state infangando, state parlando assai, diciamo le cose come sono, ok? E poi un'altra cosa stavamo dicendo, ma loro ci hanno buttato la telecamera, un'altra cosa. Noi non possiamo salvarli tutti, non possiamo andare a prendere tutti i cani. No, quindi invece di parlare e di chiederci dove eravamo, sicuramente stavamo fronteggiando un alzate il coletto e andate a salvarle pure voi, non possiamo
fare tutto noi, seguire tutte le operazioni. Accogliere tutte le segnalazioni, sono tantissime. Noi vorremmo. E noi siamo stragolpi, noi vorremmo sì, certo. Assolutamente. Ma invece di chiederci dove eravamo, dite dove eravate voi. Perché soprattutto ultimamente, da quello che abbiamo sentito, siete sempre stati chiamati, ma non mi sembra che vi siete mai spostati dal vostro ambiente. No, diciamo anzi, così. Avete detto sempre... Chiamate quelli di nessuno, giusto? Ma noi ci andavamo lo stesso, anche se non lo dicevate voi. Io non dico quello schifo che ho visto quando me ne sono andato, ma diciamo che non me ne sono andato perché io ci tenevo tanto ai cani e non li lasciavo mai da soli, non li abbandonavo. Quando mi hanno cacciato dicendomi che rubavo i soldi e rubavo i croccantini... Speranza. E poi ha detto se può venire nel video. No, vabbè, scusa, non volevo interromperti, ma Speranza poi, è un po' possessiva. E poi Speranza. Lui è e poi bene. Parla, e poi parla. Ricordatevi che quando avete detto che io rubavo i soldi, i conti erano tutti a nome vostro, io non avevo nessun conto corrente. E smettete di approfittare dei video che avete ancora sulla pagina di Tony Viola, che un sacco di gente mi scrive questa cosa. Vi abbiamo chiesto di rimuovervi perché Tony Viola non fa parte della vostra associazione, ma continuate a tenervi sulla pagina e sui profili personali, vi fanno molto comodo quei video. Sì. Tony non vuole, non vi ha autorizzato. No, poi... Vi ha fatto scrivere una lettera dall'avvocato chiedendogli di rimuovervi. Non c'è verso, vi fanno comodo, vero ragazze? E poi un'altra cosa che devo dire, noi non abbiamo una macchina da 30.000 euro, noi abbiamo una macchina di 2.500 euro, che facciamo, facciamo e non viaggi. Parliamo del furgone, no, che l'abbiamo già sopra mille no, volte viaggi. E che non è dell'associazione, del suo lavoro, poveraccio, è distrutto. Non parliamo. E diciamo pure che siamo rimasti a... Qual era quel paese? A Lauria. A Lauria, ancora ce l'abbiamo là la macchina. Roma Taurianova, la macchina si è spumata, non ce l'ha fatta più. 3.500 euro, compreso il passaggio di proprietà, tutto, sì, per portare i cani. Quindi lasciateci stare, perché ora... Com'è che pensate... non sono al supermercato l'altro giorno, tutti belli col macchinone. Va bene, noi con la carrettina. E noi con la carrettina e le zappate in faccia che ci piacciono tanto, okay. Perché noi siamo veri. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ah, 1+1=2. Ok, ciao. Il tag lo mettiamo alla fine. Sì, io lo metto. Ciao.